Milestone può ormai contare su quella che può definirsi una vera e propria tradizione e MXGP, la nuova simulazione di motocross, vi rientra a pieno diritto. Un rapido giro del menu principale è più che sufficiente per sentirsi a casa. La scelta è dunque tra gare singole, interi weekend di gara, prove a tempo e modalità carriera. Quest'ultima permette di creare un proprio alter ego che debutterà come pilota wildcard per poi salire nei ranghi. Il modello di guida di MXGP si colloca a metà strada tra la rigorosa simulazione e l'arcade. Per questo gli sviluppatori hanno fatto alcune scelte non convenzionali, come implementare la deformazione del terreno solo dal punto di vista estetico, senza che seguire i solchi lasciati dagli avversari restituisca vantaggi in gara. La gestione della moto e del pilota si affida ad un classico sistema dual stick, con l'analogico sinistro dedicato all'inclinazione del mezzo e quello destro al corpo del rider. Questo apre ad una lunga serie di possibilità relative al controllo a terra e in aria, cominciando con lo scrub, mossa tipica del cross. Per effettuare correttamente uno scrub in MXGP occorre inclinare entrambi gli analogici a destra o a sinistra subito prima di staccare le ruote da terra, applicando il giusto tempismo. Una volta in volo occorre preoccuparsi dell'atterraggio, anch'esso fondamentale per non perdere accelerazione. A questo scopo si può utilizzare lo stick destro per inclinare la moto con il peso del pilota, oppure utilizzare allo stesso scopo il freno posteriore e l'acceleratore. La scelta è libera e offre una buona varietà di controllo in tutte le situazioni. I 14 circuiti ufficiali di MXGP sono ricchi di insidie e vanno studiati per sfruttarne al meglio le particolarità. In questo senso, il lavoro svolto sui tracciati è ottimo, sebbene rimanga la sensazione che le differenti superfici non siano state differenziate a sufficienza. Molto netto è invece lo stacco che si avverte passando dalla categoria MX2 alla MX1. Dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un lavoro per lo più buono, a partire dal bilanciamento. Impostabile secondo 4 livelli canonici, la difficoltà offre una buona curva d'apprendimento e permette di crescere senza preoccuparsi di un impatto sulle impostazioni relative al modello di guida, che si presentano gestibili in un menu separato. Gli avversari si comportano in maniera piuttosto realistica, effettuando sempre più scrub man mano che si sale con la difficoltà. Va tuttavia detto che in alcuni tracciati, soprattutto quelli caratterizzati da un minor spazio di manovra, alcuni comportamenti dell'IA risultano prevedibili e possono portare il giocatore a sfruttare a proprio favore diverse sviste. In sostanza, a parte qualche scivolone, il rapporto con i concorrenti offre una buona sfida, e tutto funziona bene sino a quando non si comincia ad entrare in contatto con gli altri rider. Il sistema di collisioni è infatti molto impreciso, e tutta la simulazione della fisica legata ai contatti e alle cadute lascia piuttosto a desiderare. Sebbene i menu minimalisti siano in linea con le produzioni firmate Milestone, le rifiniture non sono certo il punto di forza della produzione, né dal punto di vista grafico e dell'ottimizzazione né da quello contenutistico. La customizzazione estetica del proprio rider si presenta appena abbozzata e non costituirà certo un elemento di particolare interesse per il giocatore. Anche dal punto di vista grafico, sebbene la resa generale non sia malvagia, MXGP presenta un gran numero di mancanze. La modellazione poligonale è piuttosto superficiale e uno studio più attento dei dettagli rivela anche un grande numero di texture in bassa definizione. Il pop-up è molto diffuso e l'effettistica particellare poco avanzata. Buoni riscontri invece per la modellazione delle moto, molto accurata, e per il design generale dei tracciati, ben diversificati. Peccato invece per il comparto animazioni dei piloti, che alterna qualche movenza realistica a molte altre ben più legnose e goffe. Tutto questo nella versione PC da noi provata si accompagnava ad un framerate purtroppo bloccato a 30 fps. A questo scenario non certo positivo si accompagnano anche un gran numero di bug e compenetrazioni poligonali. Abbinata ad una resa dei tracciati interessante, sebbene non molto efficace nel restituire la differenziazione tra le varie superfici, la guidabilità di MXGP ci ha davvero divertito, trovando il giusto compromesso tra immediatezza e livello simulativo, per di più completamente personalizzabile dall'utente. Peccato invece per il sistema di collisioni, completamente da rivedere, e per una totale carenza di rifiniture dal punto di vista grafico e contenutistico, che avrebbero potuto elevare la produzione Milestone a livelli qualitativi ben più alti. Rimane comunque un discreto punto di partenza per questa nuova licenza, che speriamo possa essere valorizzata con un seguito meglio rifinito e più denso contenutisticamente.